a 1000 metri alla conclusione. Allora con il gruppo lanciato ai 60 all'ora stanno uscendo, vedete anche Thomas e Cavendish protetti da un compagno e Eisel in prima posizione, l'austriaco del Team Sky. 3 ore di corsa in questo momento, ultime pedalate, ultime fatiche sul filo dei 60 orari. Prova a passare all'interno anche Francesco Chicchi, attenzione, con Cavendish che è in seconda posizione, dovrebbe partire tra poco Mark Cavendish. Non siamo ancora ai 400 metri, è un po' lungo Geraint, sì, Thomas, ma la grande sparata è messo bene questa volta Guardini, con Ferrari alla ruota di Cavendish e Hunter alla ruota di Andrea Guardini. Attenzione alla volata che potrebbe essere forse la volta buona per Guardini, ecco che parte Cavendish, ha provato ad anticiparlo Guardini, al centro della strada Andrea Guardini con Cavendish alle transenne, Cavendish e Guardini in rimonta, Guardini, 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 e vince lui questa volta, primo successo al Giro, straordinario di Andrea Guardini, la sua fantastica esplosività finalmente è venuta alla luce anche al Giro d'Italia. Eh sì, e se lo merita, perché dopo tutto quel soffrire in salita ci ha creduto, determinatissimo, abbiamo visto se è piazzato di... Rebel. Max, Chinese.